Credo che proprio come oggi, in questa situazione in cui la comunicazione davvero è enorme, diversificata, tanti si improvvisano, la comunicazione è quasi scientifica da questo punto di vista, cioè bisogna mettere la propria esperienza, la propria conoscenza, le proprie relazioni. Questo è un patrimonio e va salvaguardato e se tutti facessimo così, credo che ci sarebbe un bellissimo modo di comunicare. La comunicazione oggi, il grande caos. Ne parliamo con Barbara Reverberi. Ciao Barbara e Ciao Claudia, benvenuta. grazie. Mi devo proprio Sì, presentare, dai, tutta, presentati. completamente, va So che ti bene. conosce il Mi metto a mondo, ma... nudo. No, non è vero che mi conosce il mondo, però grazie intanto per avermi chiesto di fare questa intervista, perché è una cosa bella, mi piace, perché credo nella comunicazione e la tua pagina è dedicata proprio all'arte della comunicazione, quindi grazie. Sono nel posto giusto, come Grazie a dire, te, sono a grazie. casa. Sì. La comunicazione è cambiata tantissimo. Io sono una giornalista, mi occupo di media relations e digital PR, lo faccio da 25 anni più o meno. Cioè, eri Cioè, all'asilo. ero una Eri bambina, all'asilo. avevo i calzettoni, non li faccio vedere, ce li ho ancora, però vabbè, avevo i calzettoni. Questo per dire che ho visto davvero il mondo della comunicazione cambiare completamente, radicalmente, profondamente. Innanzitutto, quando ho iniziato a fare comunicazione, mi occupavo appunto di uffici stampa. L'ufficio stampa era cartaceo. L'ufficio stampa era scrivere con un sistema di videoscrittura inizialmente un comunicato, stamparlo e poi diramarlo attraverso veramente il fax naturale. Quindi ci impiegavi quei 2000 anni per mandare via i comunicati. I comunicati erano anche a pioggia, per cui avevamo degli indirizzi. E non c'era proprio una targettizzazione, passatemi un po' il termine, un po' brutto, però una personalizzazione dell'invio del comunicato, si inviava alle diverse testate. E poi da lì invece il computer è cambiato e la grande intuizione fu l'introduzione di WinFax, me lo ricordo, era un programma, un software che ti consentiva di mandare via tutti con una stampa unione, tutti i tuoi documenti direttamente via mail. Questa è stata una cosa straordinaria, ma la comunicazione allora era veramente più semplice, era semplificata. Intanto avevi sicuramente dei rapporti personali, perché ci tengo un po' a dare anche una definizione di ufficio stampa o di media relations, come oggi si intendono di più, perché guarda, proprio mentre venivo qui oggi mi hanno mandato un comunicato stampa via LinkedIn e mi hanno chiesto di diffonderlo, sperando di fare cosa gradita. Non è gradito, non è il modo di fare. Quando si fa questo mestiere vuol dire entrare in relazione, in connessione, prima di tutto col cliente che ti chiede di lavorare per lui. Vuol dire capire quali sono le sue caratteristiche, capire qual è l'aspetto notiziabile di tutta la sua storia. Ogni imprenditore è innamorato del proprio progetto, ma non è detto che quel progetto funzioni, abbia una notiziabilità e sia, come dire, buono per tutte le testate, no? Bisogna analizzarlo, capire quali sono gli aspetti migliori, gli aspetti che possono interessare le diverse testate. E modulare quello stesso comunicato sulle diverse testate, per cui magari cambiare l'attacco, capire come funziona la testata, qual è la linea guida, la linea editoriale di quella testata e cercare di creare quel comunicato in funzione dell'interesse che i lettori hanno su quel pezzo. Questo non è compreso, questo è un grande lavoro però che è dietro il banale comunicato. Ecco perché oggi quando mi sono sentita dire può appoggiare, può lanciare il comunicato, spero di fare cosa gradita. Non è gradito ricevere un comunicato già scritto perché non capisco esattamente di che cosa ti occupi e non è neanche gradito che io utilizzi i miei contatti per divulgare un comunicato scritto da altri. Per finire, vuol dire, Claudia, gratuitamente fare qualcosa che non funziona, non è etico, non è corretto nei confronti dei colleghi. Ci tengo molto a dire questo perché credo che proprio come oggi, in questa situazione in cui la comunicazione davvero è
enorme, diversificata, tanti si improvvisano, la comunicazione è quasi scientifica da questo punto di vista, cioè bisogna mettere la propria esperienza, la propria conoscenza, le proprie relazioni, questo è un patrimonio e va salvaguardato e se tutti facessimo così, credo che ci sarebbe un bellissimo modo di comunicare, perché si farebbero uscire le voci delle persone. Ecco, quindi questo, insomma, un po' con l'introduzione del digitale è straordinario, la comunicazione ha veramente raggiunto, come dire, confini ancora più grandi, li ha superati e ci permette di arrivare magari direttamente anche alla persona, al lettore direttamente, no? Ecco, un'altra cosa che mi viene da dire è cambiato, ad esempio, il modo di interagire con le persone. L'ufficio stampa inizialmente era scrivo un comunicato, lo mando alla testata lo pubblica, fine. Adesso scrivo un comunicato, posso splittare le parti del comunicato e diramarle sui social, ad esempio attraverso una pagina aziendale del nostro cliente, posso metterlo in una newsroom che è all'interno del sito del cliente. Posso individuare quali sono le testate migliori online e offline, insomma. È veramente molto più vasto, no? Il mondo della comunicazione. C'è chi banalizza invece molto il comunicato stampa. Sì, mi fa arrabbiare. Fatti vedere che mi parte l'embolo, tanto la gente lo sa che sono fatta così. Sì, è questo. Cioè, anche quando ti chiedono quanto costa un comunicato stampa, cioè, ti sarà capitato, no? Ecco, questa domanda a me fa venire veramente caldo, cioè mi viene proprio caldo da dentro, esce, divento rossa, forse si vede, perché mi fa molto arrabbiare, perché non si comprende quello che ho detto prima, cioè quello che c'è dietro, che è l'analisi della persona, del cliente, del mercato dove si può appoggiare, delle testate dove si può appoggiare. Questo è un lavoro di competenza, non è un lavoro banale, non è scrivere. A parte che già, vabbè, anche oggi sai che tutti, io mi faccio il mio libro, e tutti, io mi faccio, io mi scrivo, io mi pubblico, no? Quindi, cioè, va bene così. Non serviamo più a niente, No. sembrerebbe. Ecco, Ecco, sembrerebbe, mi sembrerebbe. verrebbe da dire sembrerebbe. Mi è capitato negli anni passati un cliente che è arrabbiato, ha chiuso con me arrabbiato, insomma, semplicemente non siamo entrati in accordo con un progetto perché non era in linea con quello che io volevo fare. Io sono piuttosto etica su queste cose, se non mi piace anche no, fa niente. E a un certo punto mi ha detto, va bene, allora mi mandi la lista dei contatti, cioè come se la lista dei contatti fosse sua, la lista dei contatti è mia e sono io che metto a disposizione del mio cliente quell'elenco, quella lista, anche perché poi noi giornalisti siamo un po' rompini, nel senso che ci piace comunicare anche un po' tra di noi, che vuol dire io so che c'è dietro una qualità della comunicazione che rispetto e questo fa un po' la differenza. Hai già parlato di come è cambiata in questi anni la comunicazione e come la vedi nel futuro? Come la vedo nel futuro? Me lo stai chiedendo in un momento di coronavirus imperante, no? Cioè in un momento in cui la comunicazione è in crisi. La comunicazione ha bisogno di divulgatori, di persone che la sappiano fare nel modo corretto, nel modo etico, nel modo migliore e rispettoso di chi ci ascolta e di chi ci legge. Io credo che la comunicazione sottenda una profonda responsabilità. In realtà è una responsabilità che dovremmo avere tutti. Quando usiamo le parole, quando le usiamo per scrivere, per parlare, per postare, per condividere le parole, moderarle, abbassare i toni, credo che anche questo sia un altro aspetto da riconsiderare. Credo che questo sia un grande messaggio per tutti i comunicatori e anche per tutti gli imprenditori, no? Cioè dobbiamo abbassare i toni. Da giornalista ho vissuto questo momento, ad esempio anche del coronavirus, come poi un puntare il dito, no? Subito pronti a giudicare gli errori che sono stati fatti, ne sono stati fatti, titoli sbagliati, allarmismo, sensazionalismo, anche no, no. Però adesso è il momento di cambiare, adesso è il momento di beneficiare di questo brutto momento per rimettersi in discussione, registrare i canali, i toni e la comunicazione. Quindi mi aspetto per il futuro una comunicazione più etica, più in ascolto, una comunicazione che prima ascolta e poi agisce, una comunicazione che
monitora, cioè capisce qual è anche il sentimento che c'è nella società. Perché andare sempre con quello che noi pensiamo sia giusto? Proviamo a metterci dall'altra parte, a capire che cosa è giusto dall'altra parte, che cosa è bene, che cosa fa bene alla società in quel momento. E guarda, proprio stamattina stavo guardando un video che mi hanno mandato sulla scuola e c'era un aspetto bellissimo. Questo insegnante rilevava come lo stesso Manzoni, no? Quando c'è stata la peste, utilizzava veramente nei Promessi Sposi dei canoni linguistici che sono assolutamente attuali, e dentro c'è l'etica della comunicazione. C'è l'ascolto prima di parlare, e io ho detto, caspita, questa cosa è quello che sto dicendo, lo racconto sui miei post in questi giorni, ma questo è il futuro che mi aspetto. Ora, parliamo di Manzoni e pensiamo ai giorni nostri, pensiamo a quello che lasciamo, no? Anche ai nostri ragazzi, ai nostri figli. Direi che c'è solo da migliorare. Sì. C'è spazio, c'è ancora tantissimo, spazio. Ecco, brava, hai detto una cosa bella, c'è proprio spazio. Io credo che... ne sono convinta, c'è spazio per tutti, quindi basta pestarsi i piedi, perché ciascuno di noi ha una caratteristica unica da donare all'altro. Questo credo che sia il più grande messaggio. Tu hai dedicato un progetto ai freelance. Sì, è vero. Credi molto, diciamo, nella libera professione. Sì, se no non sarei qui. No, credo molto nella libera professione perché credo che sia anche un po' il futuro del lavoro. Come la comunicazione è cambiata, il lavoro è cambiato, il lavoro, beh, insomma, quello di Checco Zalone, no, del posto fisso, bello, bellissimo, da sì. Dipendente a tempo indeterminato, lo dico bene guardando, non esiste più, magari esistesse, ma credo che non siamo neanche più pronti noi, come persone a questo, cioè mi ricordo che mio papà, la prima cosa che mi diceva sempre, ah beh, basta che ti trovi il tuo posto. Quando ho detto non mi piace più il mio posto, io ho scatenato il putiferio in famiglia, evidentemente, però mi stava stretto forse perché io sono una persona estremamente curiosa e molto eclettica, per cui ho bisogno di motivarmi e di cambiare per continuare a crescere. Ecco, la domanda vera credo che uno si possa fare è proprio questa: quando non cresci più all'interno di qualunque lavoro, è tempo di cambiare. E quindi il lavoro freelance ti offre davvero questa opportunità. Detto questo, è molto difficile, nel senso, forse non è per tutti, anzi certamente non è per tutti, o meglio, non è per tutti nella misura in cui non sei disposto a rischiare, non sei disposto a continuare a formarti ogni giorno della tua vita. Io dedico davvero allo studio almeno un'ora al giorno e poi cerco sempre di andare a scovare anche nelle persone che incontro, negli altri freelance che incontro, la novità. Infatti non è un caso che sia nato Freelance Network Italia, questo grande progetto. Eravamo piccolini perché eravamo 25, anche qui dopo un corso di formazione nel quale io tenni uno speech dedicato ai freelance, era un corso organizzato dall'Ordine dei Giornalisti della Lombardia in regione, avevo davanti 400 persone, tutte abbastanza demotivate, ed erano Ordine dei Giornalisti, degli Avvocati e dei Commercialisti. Tutti con lo stesso problema, cioè come catalizzare i clienti, come riuscire a sopravvivere in un mondo che evidentemente cambia continuamente. Ecco, questa già è una bella percezione, siamo diventati tutti liberi professionisti, dobbiamo fare in modo di farci conoscere, di far capire il lavoro che sappiamo fare per farci notare e quindi riuscire ad avere sempre lavoro e continuità. E Freelance Network nasce in questo senso, no? La mia idea era A, non essere più sola. Perché comunque la solitudine del freelance credo che sia una delle malattie più diffuse, no? Ah sì, il freelance è poi inteso come imprenditore, come libero professionista. Brava. Libero poco, nel senso sì, che... Sì, è vero, come professionista. No, mi viene da ridere perché quando dico sempre freelance la uso proprio in questo modo. Free, nel senso va bene, libero, che vuol dire però saperti gestire completamente il tempo e l'agenda. È un po' come quando passi dal liceo all'università, no? All'università poi ti devi gestire perché poi sono
pifferi tuoi come vanno gli esami, ma sei tu che devi studiare e organizzarti per darli per tempo. E poi il lens è l'idea della lancia. Noi siamo davvero, non siamo dei mercenari in questo senso, ma siamo delle libere lance. Comunque dobbiamo offendere questo mercato, no? Cioè dobbiamo essere così pungenti, in senso assolutamente buono, per riuscire a trovare il cliente giusto per noi. Perché anche questo credo che sia importante. A seconda dei valori che noi abbiamo, nei quali crediamo, è bene che abbiamo a che fare con persone che corrispondano a quei valori. E quindi Freelance Network nasce così, piccolini così, da 25 il nostro gruppo aperto su Facebook oggi conta più di 450 membri e abbiamo creato da giugno dell'anno scorso, 2019, anche un'associazione per dare la possibilità a quei freelance che già non si sentono più soli grazie al gruppo di lavorare anche insieme in sinergia. Perché? Perché il mondo del lavoro è cambiato, il mondo della comunicazione è cambiato e crediamo che attraverso una progettazione modulare fatta di diversi freelance che si possono mettere insieme per un progetto, per un cliente, si possa creare una sinergia magica. Il lavoro dei freelance può essere utile non solo alle grandi imprese che ancora forse oggi si affidano alle agenzie, ma alle piccole realtà. È vero. Allora, il vantaggio che offre ad esempio una sinergia come quella che si crea nel Freelance Network è quello di avere a disposizione diverse competenze. Ci tengo sempre a dire, ma detto oggi forse non è così felice questo aggettivo contaminato. Ecco, dico sempre, però vabbè, insomma, rende bene l'idea, quanto mai, oggi più che mai, dell'idea che comunque siano tante persone di diverse estrazioni, no? Quindi siamo sì comunicatori del digitale nel digitale, ma siamo webmaster, social media manager, social media marketer e basta, foto editor, content marketer, siamo tutte persone che possiamo dare il nostro contributo per un progetto. Allora cosa succede? Che rispetto all'agenzia, che ha dei costi di gestione, no? E che normalmente affida a un account, un cliente, noi tutti insieme lavoriamo per quel cliente. Quello che possiamo imparare a fare noi freelance è diventare così importanti per il nostro cliente da accompagnarlo in un processo di trasformazione. Credo che questo sia bellissimo ed è anche bello per la nostra crescita personale e professionale. E quindi le piccole aziende possono beneficiare certamente di un lavoro fatto bene, con cura certamente, perché comunque il rapporto è uno a uno se vuoi, con l'unica difficoltà di dover pagare fatture differenti anziché no, un'unica fattura rispetto a un'agenzia. Però con la certezza, secondo me, proprio perché il freelance è costretto a continuare a formarsi, ad autoformarsi, di avere anche l'eccellenza in questo campo. Hai qualche suggerimento da dare alle piccole realtà che vogliono, diciamo, comunicare bene? Perché è importante comunicare bene? È fondamentale comunicare bene, è fondamentale comunicare, nel senso che mi viene in mente Watzlawick, no? Non si può non comunicare, quindi comunichiamo. Ma soprattutto la cosa triste è che molto spesso c'è il cugino che fa la comunicazione, no? Ecco, usciamo un po' da questi schemi e sappiamo che, cioè, prendiamoci con l'anima in pace la briga di pagare una persona che possa comunicare per noi. Uso proprio questo verbo, ci tengo, perché è professionalità e vuol dire anche far girare nel nostro piccolo la comunicazione e anche il volume di business che possiamo avere. Non spaventiamoci, un modo si trova per negoziare una formula, per riuscire a collaborare, a stare insieme e soprattutto a creare il giusto progetto di comunicazione per ciascuno. Però se non sei in internet, e parto da qua perché non tutti ci sono davvero, se poi non hai un sito performante, che vuol dire che te lo sei fatto tu con Wix piuttosto che con un altro applicativo, va benissimo, però va benissimo per quel livello lì, non puoi pretendere con quel sito di arrivare a raggiungere un cliente che interessa a te. Allora forse, se si dice a Milano, c'è un detto, o fele falto mestè, che vuol dire ognuno deve proprio fare il proprio, no? Quindi tu imprenditore fai l'imprenditore, impara ad affidarti, anche se sei piccolino, anche se hai un budget piccolo, non importa, impara ad affidarti a chi sa fare la comunicazione.
Quindi il primo consiglio è esserci online. E anche qui a volte bisogna un po', come dire, mettere da parte il proprio ego quando sento qualcuno che ci dice voglio uscire sui giornali, no? Questa è la richiesta che mi viene fatta da media relations specialist e io magari dico va bene, parliamone, cioè comincio a dire parliamone. Poi mi accorgo che non è il momento, ad esempio, che magari prima andrebbe fatto un lavoro di... per capire, ad esempio, analizzare quali sono davvero i tuoi obiettivi, dove vuoi arrivare quest'anno, e allora forse ti serve più un piano di marketing. Dopo che hai fatto il piano di marketing, possiamo comunicare quel piano di marketing. Oppure mi viene da dire, vuoi uscire sui giornali, ma non hai un sito, non hai una pagina Facebook, non ci sei, come fai a metterti in contatto con gli altri? Ecco, veramente il primo suggerimento grande che do è, siccome è necessario comunicare, a maggior ragione in una situazione come quella che stiamo vivendo oggi, perché da qui a qualche mese avremo veramente delle ripercussioni importanti, cominciare con dei piccoli passi, avere accanto un freelance che è anche un buon comunicatore e ci aiuta a costruire un progetto, credo che sia vitale per la sopravvivenza dell'imprenditoria. Per quanto riguarda la presenza sui social, parliamo ora di artigiani piuttosto che piccole realtà. Cercano di gestire queste cose in autonomia anche loro, ma fanno fatica e poi magari non comunicano neanche come si dovrebbe. Un consiglio che potreste dare a loro? Allora, il primo consiglio che mi viene in mente è comunque cercare una consulenza, fosse anche una prima consulenza, potrebbe essere anche un nostro modo come freelance per rimetterci in gioco, no? Cioè provare ad avere una prima consulenza anche via Skype con un professionista che ci dice spassionatamente secondo lui che cosa si può fare. Deve essere naturalmente una persona di fiducia, ma faccio soltanto un esempio concreto. L'artigiano che si occupa, prendiamo un elettricista che si occupa di mettere giù degli impianti, è bravissimo in quel lavoro, però forse non sa di che cosa può essere, come dire, come interessare l'altro e di che cosa potrebbe parlare, raccontare, fare uno storytelling, non è come fare una presa, cioè è un'altra cosa. Con questo abbiamo bisogno di avere un dialogo costante con l'artigiano, proprio per aiutarlo a tirar fuori le cose belle. Si può parlare anche di bulloni, Claudia, ma bisogna farlo in maniera sensata. Allora, il primo consiglio è proprio questo, cercare qualcuno magari con cui confrontarsi per dire sto facendo bene questo lavoro fatto così, come si potrebbe fare? E questo è già il primo passo perché è una presa di consapevolezza, no? Il secondo è magari osservare gli altri, cioè guardare altri artigiani nello stesso campo che cosa fanno e capire, nel confronto, capire come può essere fatta la comunicazione e come, se è efficace o meno. E parlaci del tuo libro. Lo scoop, spoileriamo, dai, un sì. Pezzettino, poco sì, poco, poco, perché, poco. Sì, perché sai che io, la mia mamma diceva sempre che chi si loda si imbroda, quindi volevo evitare. Bene. No, vabbè, bellissimo, nel senso che io sono in realtà da 2 anni su questa opera, sembra l'opera omnia, invece no, ma vuole essere un aiuto proprio per i freelance. L'argomento sarà questo, ho cercato di mettere dentro con l'aiuto e anche il contributo di diversi autori che ho interpellato e che sono stati tutti generosissimi, sia nel campo del digitale, sia una commercialista, un avvocato, per dare una panoramica di tutto ciò che serve per diventare freelance e io ho fatto soprattutto una parte dedicata alla forma mentale, perché credo che la forma mentale del freelance sia quella che ci può far vincere la sfida, la grande sfida della resilienza e di riuscire ad essere davvero freelance. E devo ringraziare una persona straordinaria che è Gaetano Romeo. Gaetano è il direttore della collana digitale di Maggioli, che appunto pubblicherà questo libro. Grazie perché ha avuto veramente fiducia in me da sempre e quindi ci siamo incontrati una volta in occasione di un grande evento aperto, abbiamo fatto una foto insieme, da quella foto insieme lui come autore di un libro che io avevo letto e da quella volta insomma è nato un amore perché davvero è straordinario, senza gelosia per sua moglie perché è un amore cioè proprio assolutamente platonico, però veramente un'amicizia grande, mi piace, quindi grazie Gaetano.
E poi che dire? Diamo due dritte per chi vuole entrare nel tuo gruppo. Brava, allora il gruppo adesso è un gruppo aperto su Facebook ed è Freelance Network Italia il gruppo. Lo potete trovare, io vi devo ammettere se rispondete alle 3 domande. Dico questo perché è importante, sono 3 domande che ci aiutano a capire quanto siamo allineati. Perché se uno mi dice voglio essere un battitore libero, anche no, non è questo. Il freelance network è molto consapevole. Freelance è una fatica, freelance è un impegno e bisogna capire che cosa ci si sta a fare in un gruppo di questo tipo. Così come qualcuno che mi dice mi iscrivo perché così trovo lavoro, non è un ufficio di collocamento. Non si trova Non lavoro si lì, trova lavoro lì, no. no, però non si è mai soli, diamo istruzioni, commenti, offriamo anche degli sconti, ad esempio, per alcuni eventi perché facciamo delle convenzioni, insomma, tante cose belle per sentirsi parte di qualcosa. Come dico sempre al mio hashtag, insieme è meglio. Questo sì. Insieme meglio, anche chi vuole venire nella tua associazione, iscriversi, può Assolutamente. Può farlo. farlo l'associazione. Intanto potete visitare il sito che è www.freelancenetwork.it. Lo stiamo anche rifacendo, per cui tra poco ci saranno anche a disposizione tutti, insomma, i modelli, i moduli per iscriversi, eccetera. In ogni caso, trovate anche all'interno del gruppo Facebook le modalità di iscrizione nelle comunicazioni. L'associazione è nata da pochissimo, la quota associativa è di 50 euro ed ha diritto anche alla formazione gratuita mensile che noi facciamo. Ogni mese facciamo una formazione dal vivo, in presenza o da remoto, per chi anche non abita magari in zone fuori da Milano, comunque non è così confortevole nel viaggiare, e appunto possiamo farlo con la diretta Facebook. Quindi ci sono sempre 2 ore di lezione ogni mese. Grazie Barbara, grazie Grazie a te, mille, sei una grande grazie comunicatrice e sì, Mario. Davvero? Va e bene. onorata di averti avuto come ospite. Felice di essere qui ancora. Ciao! Ciao!